Buongiorno, oggi c'è anche lo sciopero per il clima, per cui per un certo momento ho pensato che voi foste lì. Io avevo pensato di andare, per dire la verità. Comunque, le cose che facciamo a un certo momento hanno anche rilevanza per quello, e quindi ce la giochiamo così. Peraltro oggi parliamo però dei suoli e forse un po' del sottosuolo. E dei suoli andiamo a parlare di una proprietà che per noi sarà rilevante, che si chiama struttura dei suoli. Io credo che voi l'abbiate già vista, cioè vuol dire tessitura dei suoli, non struttura, scusate. E accenneremo un po' anche alla struttura, ma questo rimane un tema un po' meno approfondito, che forse, sul quale forse faremo qualche approfondimento nel momento in cui entriamo in laboratorio. Abbiamo visto la volta scorsa che i suoli derivano dalla disgregazione di un materiale che si chiama materiale parentale. Questa disgregazione produce elementi di dimensioni differenti. E la tessitura, appunto, ha a che fare con la classificazione dei suoli suddivisi rispetto alle dimensioni dei loro gradi elementari, anche se in verità, passata una certa dimensione, che è quella di come vedete, 0,02 mm, quindi 2 micrometri. Abbiamo le argille che non sono propriamente sferiche, i grani non sono propriamente sferici. Nella parte più grossa di questa classificazione per dimensioni dei grani abbiamo le ghiaie. Queste normalmente superiori hanno un diametro superiore ai 2 mm. Questa classificazione è in un certo senso arbitraria, non è che sia. La classificazione vera sarebbe quella che fa riferimento a una distribuzione continua delle dimensioni. E questa invece è codificata in letteratura. La parte più grande, tra 0,05 mm e 2 mm, sono le sabbie. Qui vedete in realtà nel diagramma che vi mostro ci sono diverse classificazioni che non sono esattamente le stesse. Abbiamo poi sabbia fine, molto grossa e così via, ma capite che queste indicazioni sono tutt'altro che quantitative. In una posizione intermedia fra 2 micrometri e 0,05 mm, 50 micrometri, abbiamo invece i limi. E la dimensione invece è più piccola, copre le argille. Su questa tutte le classificazioni sono omogenee ed hanno lo stesso limite per l'argilla. Le dimensioni dei grani contano perché, per esempio, i grani più piccoli risentono di forze di coesione elettrostatica, essenzialmente, che li tengono uniti e formano dei dischi. Le argille spesso sono formate da dischi di elemento. E poi questo qua ha tutta una serie di conseguenze sul comportamento anche macroscopico, e in particolare nel comportamento rispetto all'acqua che devono contenere. Tanto per avere un'idea di che cosa questo significhi, abbiamo una sabbia e quel pallone che vedete è grande, mentre il limo è il pallone da basket e l'argilla invece sono quei sassolini che vedete nella mano di chi mostra questa immagine. Quindi la differenza di dimensioni è molto, molto, ma molto rilevante. Le sabbie sono generalmente visibili al microscopio, cioè sono visibili ad occhio nudo, non necessitano del microscopio,
Qui sono granelli di quarzo di forma più o meno irregolare, non sono nessuno di questi, come vedete, è veramente tondo. Possono contenere parti di ferro, alluminio, manganese e altri elementi che danno poi la colorazione tipica. Invece per quanto riguarda i limi dobbiamo andare a vedere la tessitura del limo al microscopio. Questa è un'immagine al microscopio. Come vedete, quelli sono 20 micrometri. E anche qui in realtà abbiamo parlato di grani, di elementi, ma anche qui vediamo una struttura a scaglie non ben definita e comunque è generalmente molto aggregata. Ancora più piccola di 2 micrometri, abbiamo le argille. Vedete qui l'argilla si forma su queste, riconoscete delle specie di elementi distribuiti su strati che sono dei dischi. Qui le argille generalmente sono cariche negativamente e si manifestano delle forze elettrostatiche tra i vari elementi che le tengono molto assieme e che danno all'argilla delle proprietà sia meccaniche ma anche idrauliche e idrologiche molto peculiari. Nel passare dall'una all'altra scala, cioè dalle argille ai limi alla sabbia, abbiamo anche una variazione della superficie interna. Alcune argille possono anche avere tipo 800 metri quadri di superficie interna per grammo di argille. Queste sono le montmorilloniti. Quindi le argille sono vero e proprio alla fine piccolo laboratorio chimico, perché con tutta questa superficie esposta, sulla superficie avvengono un sacco di interazioni chimiche tra le sostanze che circolano all'interno e le argille medesime. A volte sono chiamate anche colloidi, appunto perché hanno queste proprietà di adesione. Abbiamo parlato l'altra volta non ricordo più cosa volevo dire in questo momento, sono colloidi, stanno tra di loro. Abbiamo parlato di porosità. La prima idea sarebbe che la porosità dovrebbe essere molto differente, visto che le dimensioni degli elementi costituenti è molto diversa, no? Di ordini di grandezza. Quindi le argille dovrebbero avere una porosità molto più piccola delle sabbie. In realtà questo non accade. Se voi andate a misurare la porosità di un elemento composto da sabbie, vedete che la porosità sarà 0,4, se dovessi, cioè il 40% in un blocco di sabbia è composto da vuoti. Invece se guardiamo le argille, rimane comunque attorno al 35-40% pure nelle argille. Questo perché appunto raggruppandosi le argille in questi foglietti, l'argilla non presenta semplicemente una tessitura, ma presenta anche una certa struttura, cioè ci sono prima si organizzano i foglietti, poi questi foglietti si intersecano tra di loro e nello spazio tra i foglietti comunque c'è abbastanza aria, gas. Questa è la ragione per cui, nonostante la grande differenza della dimensione degli elementi costituenti, la porosità rimane più o meno costante. Un'immagine che voi avrete già visto è questa, di questo triangolo, in cui poiché la tessitura tratta della suddivisione in tre classi di tutti i suoli possibili, noi possiamo prendere un suolo, passarlo attraverso un crivello
anzi due crivelli, e ottenere una classificazione suddivisa in tre parti, no? Per cui diciamo, allora una prima parte che non passa il crivello più grossolano e sarà quello di 0,05 mm, sarà costituita dalle sabbie. Quindi avremo per esempio il 10% di, o diciamo il 20% di sabbia. In questo grafico noi allora siamo qua. Poi il, diciamo che il 30% non passa il secondo crivello, quindi abbiamo il 30% di limo. E quindi siamo esattamente in questo punto qua, dunque vediamo, siamo in questo punto qua, 20% di sabbia, 30% di limo, la rimanente parte, no, qua non c'è qualcosa che non va, infatti questo non è un 70 ma è un 50, non mi ero mai accorto di questo errore. Qui siamo, avremo 30% di limo, 20% di sabbia e 50%. Qui siamo, 50%, 40, 60, ok, qui sarebbe 5, 6 e 7. Va bene. Sono almeno 20 anni che vedo questa slide, è la prima volta che me ne accorgo di questa slide. Ma no, questo non dice che io sono distratto, dice quanto è difficile a volte scovare degli errori anche banali, per cui se voi li vedete, per cortesia, comunicatemeli che poi io correggo le cose. Quindi siamo qui. Questa sarebbe un'argilla limosa della classificazione, in questa classificazione. Questo diagramma triangolare è stato costruito però con altri scopi rispetto ai nostri, è giusto mostrarlo perché esiste, è usato per esempio dagli agronomi che hanno esigenze leggermente, apparentemente gli agronomi avranno anche delle esigenze diverse dalle nostre, hanno molte esigenze in comune con noi che in questo momento siamo tutti idrologi. E però questo gap non è stato ancora colmato. Per essere veramente precisi bisognerebbe riportare la tessitura, la distribuzione granulometrica dei suoli in maniera più o meno continua, costruendo una specie di curva di superamento, questa una probabilità. Quindi vedete per esempio qui rappresentate delle sabbie, del terriccio, un'argilla, e queste curve ovviamente sono man mano spostate verso i diametri più piccoli. E inizialmente avevo parlato di, invece di dire tessitura, come avrei voluto dire, avevo detto struttura. Che cosa si intende allora per struttura dei suoli? Si intende dire che la parte che produce i granuli di per sé si possono organizzare in strutture più grandi. Abbiamo accennato per esempio della situazione delle argille, ma qui vedete, qui la vedete rappresentata in alto, no? In cui appunto ci sono questi foglietti che però lasciano uno spazio molto grande all'interno. Poi vedete dei grani e all'interno dei suoli ci sono tutto questo tipo di strutture. Poi magari ci sono strutture di questo tipo che possono derivare dalla contemporanea presenza all'interno dei suoli di sostanza organica oppure di materiale vivente come batteri o altre cose che producono, deformano diciamo la struttura geometrica e topologica dei suoli medesimi. Ci sono quindi dei pori piccoli e dei pori grandi e l'acqua passa, come ben sappiamo, attraverso i pori piccoli. Qui ancora di più, quando aggreghiamo queste cose e mostriamo, qui si mostra un suolo che nella sostanza è un suolo molto complesso perché dal punto di vista della tessitura è un'argilla, però l'organizzazione dell'argilla col materiale organico e con altre cose
forma una struttura molto variegata che di per sé è sicuro che dovrebbe avere delle influenze sul, nel carico e nel movimento dell'acqua che ci passa attraverso, del quale però noi teniamo conto non in maniera corretta. Vedete, ci sono pori di varia natura e il suolo comunque nella sua generalità è un elemento molto complesso, perché compaiono, per esempio, questi pori di varie dimensioni compaiono un po' tutte le scale. Ad un certo momento parleremo anche, per esempio, di macropori, perché qui vediamo tutto sommato dei pori piccoli formati dall'azione biologica e chimica alla piccola scala, ma per esempio ci possono essere dei pori anche molto grandi generati per esempio dal passaggio di veri e propri animali oppure dal decadimento delle radici delle piante. Quando parliamo di suoli, questo in qualche modo l'avevamo già anticipato, parliamo del suolo come se fosse un mezzo continuo. Pensiamo al suolo come un mezzo continuo ad una certa scala elementare che si chiama, vediamo, che si chiamerà scala di Darcy. Quant'è questa scala elementare? Beh, se voi noi torniamo alle immagini di prima, per esempio, noi potremmo costruire, adesso sarebbe bello poter disegnare qui sopra, ma supponete che noi prendiamo un quadratino piccolo di queste dimensioni qui. E qual è la porosità di quel quadratino lì? Beh, la porosità di quel quadratino lì sarà il rapporto fra i vuoti e i pieni, come abbiamo imparato. Ma se adesso prendiamo una scatola più grande, cosa che succede? La porosità cambia. Se poi avessimo preso una scatola più piccola, avremmo potuto prendere magari la parte di argilla più densa e avremmo avuto poca porosità. Quindi se noi andiamo a misurare, per esempio, la porosità su dimensioni diverse, il grafico che otteniamo è un grafico come questo. Qui invece di porosità parla di densità, ma voi capite che se la densità è uguale alla massa diviso al volume, se ci sono più buchi e quindi c'è una porosità maggiore, la densità è minore. Come vedete, più in ascisse qui c'è la dimensione del volume, in ordinate la densità. Se viene fatta l'operazione che avevo fatto io, cioè di prendere dei volumi via via più grandi, però piccoli, vediamo che la densità varia in maniera irregolare, proprio perché una volta prendiamo tutto, per esempio un macroporo, un buco, e un'altra volta prendiamo invece il materiale minerale. C'è un certo volume di riferimento oltre il quale la densità e quindi anche la porosità rimangono pressappoco costanti. Qui ed è chiamato rep, rappresentati l'elemento di volume. Quindi il nostro punto sarà un punto che ha delle dimensioni fisiche in realtà, perché noi descriviamo statisticamente tutto quello che succede nel piccolo a scale di aggregazione più grandi della rev. Dopodiché noi tratteremo il mezzo come un mezzo continuo, ma dovremo appunto tener conto di questa scala elementare che chiamiamo anche scala di Darcy.